Dai, però. Gabriel. Dai. Gabriel. Eh no, stavolta l'ho sentito. Cazzo picchietti! Scusa, non volevo, ma non è normale che un giocattolo parli. Cioè, non siamo in Toy Story. Io sono il tuo spirito guida, rincoglionito. Quindi il mio spirito guida è un pupazzo? Beh, poteva andarti sicuramente peggio. Comunque sono qui per dirti che devi fare un video sulla doppia spunta blu di WhatsApp, prima degli altri. A me sinceramente di fare video così non interessa, cioè... Ma sei coglione! Parlando di cose inutili prima degli altri che si diventa famosi. Quindi tu dici che potrei diventare famoso battendo sul tempo gli altri, eh? Non è sbagliata la tua idea. Ci proverò. Questo è un coglione. Ciao ragazzuoli e benvenuti ad un nuovo video. Faccio questo video perché devo parlare di un argomento che mi sta veramente a cuore. Io ho sempre adorato WhatsApp. No, no, aspetta, no. Così è esagerato, è troppo uguale. Dicevo... Io ho sempre adorato WhatsApp. Il problema è che ieri, leggendo in giro su internet, leggendo su Facebook, ho scoperto che verrà implementata la doppia spunta blu. La doppia spunta blu ci andrà a rovinare la vita, perché se prima non sapevamo se effettivamente era stato visualizzato o no il messaggio, adesso con la doppia spunta blu sapremo esattamente anche se il messaggio è stato visualizzato. Quindi ci saranno coppie che si lasceranno, amici che non si parleranno più, genitori che penseranno che i figli questa volta non sono morti, ma non gli vogliono più bene, ecco. No, non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio. La doppia spunta blu su WhatsApp, non gliene frega un cazzo a nessuno della doppia spunta blu su WhatsApp. Cioè, voi mi state dicendo che basate i vostri rapporti di amicizia o affetto con delle persone per delle spunte su WhatsApp. Ok, arriva la doppia spunta blu, ho ricevuto il messaggio, ho visualizzato, non ti ho risposto. Ragazzi, può succedere, uno apre il telefono, guarda, dici ok, non ti ho risposto. Se tu mi dici ci vediamo stasera alle 9, come sempre, anche se ho visualizzato, magari dopo ti rispondo. Cioè, non mi stare addosso del fatto che non ti ho risposto su WhatsApp, perché la vita non si basa su WhatsApp, ok? Pure in Facebook c'è la possibilità di vedere a che ora è stato visualizzato il messaggio, però non mi sembra che l'ora di visualizzazione del messaggio di Facebook abbia compromesso la nostra vita, i nostri rapporti interpersonali o quant'altro. Ho letto già commenti su Facebook di gente che diceva la doppia spunta blu è un oltraggio alla privacy. Ma vaffanculo te e la tua privacy di merda. Ma che cazzo di oltraggio alla privacy è una doppia spunta blu? Dai, per cortesia. Che tra l'altro la maggior parte delle applicazioni di messaggistica istantanea hanno già la possibilità di vedere se il messaggio è stato visualizzato o meno. Cioè, ragazzi, ma stiamo scherziamo? Cioè, io non lo so. Quindi mi dispiace, ma non ce la faccio proprio a fare un video per fare big money io, ragazzi. Non credo di essere capace di avere quella faccia di merda che si aspetta la gente per fare i soldi su YouTube, i big money. Quindi io sono un money grabber, no. Però ragazzi, non ce la posso fare, mi dispiace. Vabbè dai, almeno l'unica cosa è che sono stato probabilmente il primo a fare un video sulla doppia spunta blu di WhatsApp, quindi qualsiasi persona lo farà dopo di me posso dire che mi ha copiato, quindi probabilmente mi copieranno un sacco di persone, ma soprattutto Francesco Sole. Quindi se fai un video sulla doppia spunta di WhatsApp sappi che l'ho fatto prima io. Quindi ragazzuoli, se anche voi non siete mainstream, mettete un mi piace, condividete il video o se proprio ci tenete iscrivetevi al canale. Se il video non vi è piaciuto sapete già che cosa vi sto per dire, vero? Vabbè. Mi dispiace se vi aspettavate un video diverso, ma purtroppo io non sono capace di fare quei video lì. Scusate, non lo faccio più. E come sempre... Shabalaya.